Radio Radicale, ci occupiamo di coronavirus, lo facciamo con Chiara Ardito, ricercatrice del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis dell'Università di Torino, per fare un po' una valutazione sulla metodologia dell'individuazione dell'entità del fenomeno del coronavirus in Italia. Prendendo spunto da alcune valutazioni fatte da un ricercatore di sociologia e di politologia come Luca Ricolfi e la Fondazione EIUM, Chiara Ardito ha fatto una valutazione per diciamo, individuare meglio l'entità del fenomeno nel nostro paese, cosa che non è stata fatta immediatamente. Allora, ci spiega che tipo di valutazioni ha fatto su come diciamo, si è agito rispetto all'individuazione dell'entità del virus? Non ho fatto una vera e propria valutazione, più che altro una riflessione che parte dal presupposto che in questo momento la nostra conoscenza riguardo alla diffusione del virus è limitata e in qualche modo distorta, perché quotidianamente siamo tutti in attesa dei bollettini messi a disposizione e comunicati dalla Protezione Civile a riguardo del numero di contagiati, di ricoverati, ma questi dati raccolti prevalentemente appunto sulla base del numero di ricoveri, del numero di tamponi eseguiti è distorto in qualche modo e non consente di avere un'idea chiara e accurata del fenomeno in corso, perché fondamentalmente, ma come già invece è stato fatto notare da diverse valutazioni che sono state pubblicate in questi giorni, il numero risulta essere fortemente sottostimato in quanto vengono sottoposte a tampone le persone con sintomi e tendenzialmente con sintomi gravi ormai. Ci sono state varie fasi nella gestione di questa emergenza, una primissima fase in cui si è sottoposto a tampone un numero elevato di persone, anche non sintomatiche, andando a rintracciare la catena dei contatti e questo si è interrotto il 29 febbraio quando c'è stata una nuova direttiva per modificare i criteri con cui venivano eseguiti i tamponi, quindi da quel 29 febbraio in avanti solo più ai contagiati, poi si è arrivata una fase in cui a causa dell'eccessivo onere sui laboratori, sui pochi laboratori disponibili per eseguire questi tamponi, i tamponi sono stati eseguiti solo più a una punta dell'iceberg del fenomeno, solo quelli che andavano in ospedale in presenza di sintomatologie respiratorie più gravi, quando una fetta importante del fenomeno rimane completamente sconosciuta in quanto ricade fuori dalle maglie del tamponamento. Secondo lei che cosa andrebbe fatto? Si può parlare, andava fatto o si può ancora fare? E le volevo chiedere se c'è una valutazione diversa che noi possiamo fare sul caso del Veneto. Una proposta che in qualche modo semplice ma dai grandi potenziali conoscitivi è quella di fare un'indagine statistica accurata su un campione rappresentativo della popolazione italiana per avere da sottoporre a tampone o alcune proposte in questo momento in discussione, da ieri in discussione al Ministero, sottoporre a test sierologici invece che a tampone la popolazione per avere una rappresentazione non distorta dell'effettiva diffusione dei contagi e del fenomeno importante anche degli asintomatici. Ecco, questo campione, che numero dovrebbe avere? E le volevo chiedere se va fatto, secondo lei, su base regionale o nazionale? E, secondo
sicuramente nazionale per poter avere un quadro completo. Le tecniche di campionamento ovviamente devono tenere conto in maniera adeguata delle realtà regionali, ma questo fa parte del disegno di campionamento. Ci sono diverse proposte, una ad esempio presentata in questi giorni dall'Associazione Italiana degli Statistici Italiani. Sul loro sito propongono un campionamento di circa 10, di portare a campionare su 10.000 persone. E questo è sufficiente? 10.000 è un numero sufficiente? Data l'elevata diffusione del virus in questo momento, sì, sufficiente per poter avere un'idea rappresentativa del fenomeno. Ci sono diverse proposte. Luca Ricolfi proponeva 50.000 tamponi, ma la sua proposta ad esempio risale a circa 10 giorni fa, quindi man mano più tempo aspettiamo, più il virus si diffonde, più è ampia la platea di persone contagiate, quindi un campione più piccolo è sufficiente. Secondo lei come mai, perché questa riflessione non si è fatta strada nel sistema sanitario, non è stata praticata o proposta dal governo, secondo lei? Ma penso che sia un problema legato all'emergenza, all'emotività, il governo sembra essersi mosso più che altro nella rincorsa del fenomeno con interventi in qualche modo sempre più legati al breve periodo, però non è tardi, possiamo ancora eseguire questo studio e può ancora essere estremamente informativo, anche perché adesso dobbiamo decidere, si sta discutendo quando riaprire, quali regioni, quali settori, segmenti della popolazione, e per poter prendere questo tipo di decisioni è indispensabile avere una conoscenza del fenomeno, cioè studi pubblicati in questi giorni dall'ISTI, dall'Imperial College, sulla voce parlano di una numerosità di contagi da 3 a 10 volte superiore al numero effettivo di contagi rintracciati attraverso i dati dei tamponi. C'è un dunque il c'è, si può parlare di un caso come quello di Voe Euganeo, dove non ci siano più contagiati? Lì è stato fatto un tampone di massa? Sì, questa è una realtà dove si è potuto svolgere una ricerca unica in Italia, gestita diretta dal professor Andrea Crisanti, che ha praticamente verificato la positività dell'intera popolazione, e lì è emerso un dati interessantissimi, tra cui il dato relativo agli asintomatici. Praticamente il 40-45% delle persone risultate positive a tampone erano asintomatiche, e quindi stiamo parlando di una fetta importantissima dei contagiati, e nonostante fossero asintomatici si presentavano una carica virale simile per contagiosità ai sintomatici. Quindi quella ricerca ha veramente messo l'attenzione su un fenomeno in questo momento nascosto, che però è probabilmente sicuramente complice della grande diffusione del virus, la presenza della fetta importante della popolazione positiva ma asintomatica, ma comunque con la potenzialmente capace di contagiare. Un altro dato importante che ci consentirebbe una ricerca effettiva sul numero effettivo di contagiati, questo è anche utile e indispensabile per avere una reale idea della letalità
del virus. Cioè, in questo momento ci sono dati relativi alla letalità che mettono l'Italia in cima alle classifiche mondiali. Abbiamo un tasso di letalità quasi del 12%, dove in Germania si attesta circa l'1%, cioè c'è una variabilità tra paesi, ma anche tra regioni, anche nella stessa tra regioni italiane. Un tasso di letalità del 13% in Lombardia contro l'1% in Basilicata, e queste grandi differenze sono imputabili a un problema di sottostima del fenomeno. Nel momento in cui il denominatore, il numero di effettivi contagiati, non si riesce a quantificare precisamente, tutte le informazioni che partono, si costruiscono a partire da questo dato e risultano poi essere distorte. Un'ultima valutazione che le chiedo di fare, visto che insomma, è una ricercatrice di economia e statistica. Secondo lei i numeri che vengono forniti ogni giorno dalla Protezione Civile, ma anche dalle varie regioni, vengono presentati bene secondo lei, o generano maggiore confusione? Perché noi nel pomeriggio vediamo prima la Regione Lombardia che dà delle cifre, poi vediamo la Protezione Nazionale che ne dà altre. Io ho trovato in qualche circostanza che si fa un po' fatica a capire, diciamo, l'andamento del fenomeno, perché a seconda vengono insomma in qualche caso vengono forniti prima dei dati o rispetto ad altri, o comunque alcuni vengono messi in secondo piano. Le volevo chiedere un'opinione su questo. Sicuramente hanno generato confusione. In queste settimane abbiamo visto numerosi dati contrastanti e ipotesi per poter spiegare differenze fra regioni, quando in realtà maggiore chiarezza sulla natura del dato che ovviamente è importante quello che la Protezione Civile raccoglie quotidianamente e comunica, è un dato di partenza fondamentale che però andrebbe presentato mettendo in luce quali sono i limiti e la natura del dato stesso. Certo. Avere Senta, qual è la percentuale importante, cioè il numero che possiamo definire importante, che ci fa capire veramente l'andamento del contagio? Il numero dei contagiati, il numero dei guariti o qualche altra informazione come il numero dei morti? Non saprei dire qual è il più importante. Un numero che a me ha colpito tantissimo e che ancora non ho visto presentato sui quotidiani in questi giorni è quello presentato 2 giorni fa dall'Istat sui decessi. Cioè, l'Istat ha reso già disponibili i decessi per circa 1.000 comuni e ne viene fuori un aumento impressionante, cioè in questi 1.000 comuni nelle prime 3 settimane di marzo l'anno scorso si erano contati 8.054 decessi. Nel 2020, oggi, nelle stesse 3 settimane di marzo, il numero di decessi è passato a essere più che raddoppiato, arrivando oggi a 16.216. E questo è impressionante. Noi abbiamo 8.000 persone in più che sono morte esattamente nello stesso periodo rispetto all'anno scorso, quando la Protezione Civile conta circa 4.000 morti nello stesso periodo per coronavirus. Quindi sì, mi concentrerei anche sul numero di morti perché da una parte sovrastimiamo la letalità, ma dall'altra stiamo sottostimando la mortalità. Ci sono 8.000 decessi in eccesso rispetto all'anno scorso, di questi 4.000 sappiamo che sono legati al coronavirus, e gli altri 4.000, cioè, stiamo perdendo
importanti informazioni su cui è necessario interrogarsi anche per capire che tipo di misure poi poter mettere in piedi di contrasto e di ripresa. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio Chiara Ardito, ricercatrice del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis dell'Università di Torino per le valutazioni che ci ha fatto, le valutazioni statistiche anche di individuazione del fenomeno sul coronavirus. La ringrazio. Grazie mille.